e benvenuti nella mia cucina. È da tantissimo tempo che voglio preparare il pain suisse. Finalmente mi sono decisa a farli. Gli ingredienti che ci occorreranno sono 200 g di farina Manitoba, 200 g di farina 00, 80 g di burro, 190 g di latte, 8 g di sale e 15 grammi di lievito di birra fresco. Per prima cosa andiamo a sciogliere nel microonde o a bagnomaria il burro. Dopo aver sciolto il burro, possiamo preparare l'impasto. Allora, all'interno del cestello della planetaria andiamo ad inserire tutti gli ingredienti, quindi le due farine. Poi mettiamo il sale da un lato. Mettiamo il lievito di birra da un altro lato, poi mettiamo il latte che dovrà essere tiepido, e mettiamo anche il burro sciolto. Avviamo la planetaria e facciamo lavorare l'impasto. Bene, sono trascorsi 5 minuti e l'impasto è pronto. Lo tiriamo fuori. Sul piano di lavoro dobbiamo sistemare la pellicola trasparente in questo modo, come ho fatto io. Dobbiamo prendere l'impasto, lo dobbiamo adagiare sopra e con un mattarello lo dobbiamo stendere fino ad ottenere un rettangolo 20x35. Dopo aver ottenuto il rettangolo, copriamo con la pellicola e lo riponiamo all'interno del frigorifero per un'ora. Comodità lo appoggio sopra un vassoio. Adesso dobbiamo prepararci il burro per la laminazione. Dobbiamo prendere 250 g di burro che ci servirà appunto per la laminazione. Adesso dobbiamo prendere un foglio di carta da forno e adagiarlo sul piano di lavoro. Dopo aver creato questo rettangolo 20x18, dobbiamo prendere il burro, tagliarlo a fette e sistemarlo all'interno del rettangolo. Richiudiamo con un altro foglio di carta da forno, quindi lo adagiamo sopra, andiamo a richiudere. Giriamo. E con il mattarello lo andiamo a stendere, formando una lastra. Perfetto, riponiamo la lastra all'interno del frigorifero, anche questa per un'ora. Nel frattempo vado a togliere tutte le ciotole che ho sporcato e vado a preparare la crema pasticcera, quella mia senza uova. Vi metto poi sotto nell'info box il link della ricetta. Scorsa un'ora, tiriamo fuori dal frigorifero l'impasto. Lo adagiamo su un piano di lavoro.
Con il mattarello lo andiamo a stendere un pochino. Ok, così. E andiamo ad adagiare sopra la lastra di burro. La mettiamo proprio al centro. Adesso dobbiamo piegare i lembi fino a portarli al centro e aggiustiamo in modo da far combaciare il tutto. Facciamo la stessa cosa anche dall'altro lato. I lembi non si dovranno sovrapporre. Dobbiamo ottenere questo. Adesso vi faccio vedere. Vedete? Non si dovranno sovrapporre, ma dovranno essere parallele. Adesso dobbiamo girare l'impasto di 90 gradi. Quindi vado a girare, metto giusto uno spolvero di farina sotto per evitare di farla attaccare. E adesso andiamo a stendere. Prima facciamo in questo modo. E poi stendiamo e lo allunghiamo. Dobbiamo fare attenzione a non bucare l'impasto e a non far fuoriuscire il burro. Dopo aver allungato, portiamo questa parte a un terzo, in questo modo. L'altra parte la portiamo al centro, così facciamo unire i due lembi, quindi stiamo facendo una piega a 4. Dopodiché pieghiamo nuovamente in questo modo. L'apertura sempre rivolta verso di noi. Togliamo, quindi vedete, abbiamo 4 foglie. Togliamo la farina in eccesso, prendiamo la pellicola trasparente, avvolgiamo l'impasto e lo mettiamo all'interno del frigorifero per 30 minuti. Sono trascorsi 40 minuti, tiriamo fuori la sfoglia dal frigorifero. Adesso dobbiamo dare un'altra piega, la diamo in 3, quindi vado a togliere la pellicola trasparente . L'apertura dobbiamo ricordarci sempre rivolta verso di noi. Metto un velo di farina un pochino sopra e con il mattarello prima vado a schiacciare in questo modo e dopodiché la vado a stendere. La vado ad allargare anche così.
porto questo lembo al centro, l'altro lo sovrappongo. Togliamo la farina in eccesso. Ok, così. La parte aperta sembra rivolta verso di noi e come potete ben vedere abbiamo tre foglie, vedete? Copriamo sempre con la pellicola trasparente e la riponiamo all'interno del frigorifero per altri 30 minuti. Sono trascorsi 30 minuti, tiriamo fuori l'impasto dal frigorifero, un pochino di farina, lo allunghiamo poco poco, quindi leggermente. E dobbiamo andare a dividere il panetto in due parti. Quindi alla fine solo due pieghe dobbiamo fare. Una da 4 e una da 3. Divido il panetto in due parti. Due parti uguali. Guardate che meraviglia. Vedete la stratificazione? Perfetta. Adesso una metà lo avvolgiamo nella pellicola trasparente e lo mettiamo all'interno del congelatore. Mentre l'altra metà lo andiamo a stendere. Andiamo a stendere formando un rettangolo 25x40. Dopo averlo steso, lo copriamo con la pellicola trasparente e lo riponiamo all'interno del frigorifero per 40 minuti. Tiriamo fuori dal frigorifero l'impasto. Ho adagiato l'impasto sul foglio di carta da forno. Leggermente lo vado ad allargare. Ok, in questo modo. Prendiamo l'altra metà impasto dal congelatore. Una volta che lo tiriamo fuori è ben sodo. Adesso dobbiamo tagliare delle strisce di 3 mm. Così, vedete? Spennelliamo sulla superficie dell'impasto che abbiamo steso un po' di acqua con un pennello. Così. E facciamo la stessa cosa con tutte le altre. Ci servirà un coltello abbastanza tagliente. Ne mettiamo uno accanto all'altro. In questo modo li dobbiamo sistemare. Dopo aver ottenuto questo, con il mattarello andiamo a livellare, quindi andiamo a stendere un pochino l'impasto. Quindi prendiamo il mattarello e andiamo a premere in questo modo. Andiamo a ritagliare formando un rettangolo perfetto. Quindi ho ottenuto questo rettangolo, ho ritagliato i bordi,
Adesso dobbiamo mettere un foglio di carta da forno sopra e lo dobbiamo capovolgere. Quindi lo vado a capovolgere. In questo modo tolgo la carta da forno da sopra e metto la pellicola e lo ripongo in frigorifero giusto il tempo che vado a mettere all'interno della crema pasticcera le gocce di cioccolato. Quindi lo adagio sopra un vassoio e lo metto in frigorifero. La crema pasticcera dovrà essere fredda, ne sto utilizzando circa 250/300 grammi. Vado a sbatterla con il frullatore elettrico per renderla liscia e poi vado ad aggiungere le gocce di cioccolato. Dopo aver ottenuto questo risultato, aggiungo le gocce di cioccolato. Per le gocce di cioccolato fate ad occhio. La crema è pronta, vedete? Possiamo riprendere l'impasto dal frigorifero. Tolgo la pellicola trasparente e vado a mettere la crema pasticcera solamente al centro per lungo, lasciando liberi i bordi. Quindi solamente al centro, mi raccomando. Dopo aver ottenuto questo, dobbiamo andare a piegare i bordi. Quindi prima pieghiamo questo lato e lo portiamo al centro. E facciamo la stessa cosa con l'altro lato. I due lembi si dovranno unire ma non sovrapporre. Dopo aver ottenuto questo, copriamo tutto con la pellicola trasparente e lo andiamo a riporre all'interno del congelatore per 30 minuti. Trascorsi i 30 minuti all'interno del congelatore, togliamo la pellicola trasparente e tagliamo dei pezzi da 4 cm. 4 cm. Vi faccio vedere come si presenta. Vedete? La chiusura dovrà stare ovviamente sotto. Li sistemiamo all'interno della teglia e continuo a fare in questo modo fino al termine. Dopo averli sistemati all'interno della teglia, li copro con pellicola trasparente e li faccio lievitare per circa 2 ore. Sono trascorse 2 ore da quando li ho sistemati all'interno della teglia. Come potete ben vedere, sono cresciuti di volume. Adesso li vado a spennellare con un tuorlo d'uovo e 20 ml di latte. Nel frattempo accendo il forno a 160 gradi ventilato e lo porto a temperatura. Quindi vado a spennellare la superficie. Delicatamente, ovviamente. E vado ad infornare a 160 gradi per 30 minuti. Trascorsi 30 minuti, ecco come si presentano. Adesso li lascio raffreddare completamente.
E i miei pan Swiss sono pronti. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Guardate che meraviglia la sfoglia. Spettacolare.